Buonasera a Claudia Ciccotti della RES Roma Femminile. Ciao Claudia. Ciao. Allora, intanto complimenti perché avete vinto sempre. Io mi siedo di fronte a tutte queste vittorie. La RES Roma Femminile è una squadra che, ricordiamo, è venuta a trovarci, che è gemellata con... è in partnership media con Rete Oro, il Tribunale delle Romane. Noi vi seguiamo con grande interesse. Ti chiedo un tuo quadro di queste prime partite, quante ne avete giocate? Sappiamo solo che sono tutte vittorie fino a questo momento. Ne abbiamo giocate due e le abbiamo vinte entrambe. Buono. E la prima è stata, diciamo, comunque difficile perché è sempre l'inizio del campionato e c'è sempre un po' di paura. E abbiamo affrontato una neopromossa, la Pink Bari, però siamo riusciti a vincere 4-0 e a portare a casa il risultato. La seconda partita è stata molto più dura perché dovevamo affrontare le vice campionesse d'Italia della Torres, però siamo riusciti a portare a casa il risultato anche lì, dopo una partita sofferta, però combattuta con passione e con cuore, e siamo riusciti a vincere 1-0 e è stato veramente importante. Claudia Ciccotti è centrocampista. Sì. A quale giocatore della Roma maschile ti accosteresti per qualità, per tecnica, per caratteristiche in campo? Credo più a, Nainggolan De Rossi, diciamo. Però c'è una Nainggolan da voi. Sì, sì, non c'è la sorella, c'è Rihanna, sì. E Rihanna è centrocampista anche lei? Sì, anche lei, sì. E lei a chi la accostiamo? Se lei però, diciamo, lei gioca un po' più avanti, diciamo, dietro le punte, fa vari ruoli, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Però è una che non molla mai, come il fratello. Stesso carattere? Stesso carattere, sì. Stessi tatuaggi? Anche i tatuaggi, sì. Pure quelli? Sì. Sono una famiglia dei tatuati questi. Ma ci starà vedendo adesso? Spero di sì. Oh, allora, mandiamole un messaggio. Nel senso, possiamo sapere da te, tanto Raja invece non ci vede perché l'hanno mandato a letto presto, perché domani c'è la partita. È più forte lei come campionessa femminile o Raja come campione maschile? Vabbè, io faccio il tifo per Rihanna perché sta in squadra mia, è una mia compagna e quindi dico Rihanna, però anche Raja è molto forte. Fortino, direi buono. Molto forte. Con che modulo gioca la RES Roma femminile? Giochiamo con il 4-3-3 più o meno, poi varia a seconda delle partite, delle ragazze che sono a disposizione, però diciamo il modulo di base è quello là. C'è una peculiarità, a noi piace entrare nella quotidianità anche delle atlete di questo sport che non ha chiaramente la stessa rinomanza e soprattutto lo stesso seguito del calcio maschile. Però stiamo cercando di dare il nostro piccolo contributo affinché questo possa in qualche modo, questo gap possa ridursi. Voi non siete professioniste, quindi ognuna di voi ha un altro lavoro che sì, quotidianamente fa? Cioè, per esempio, Claudia Ciccotti cosa fa a parte la giocatrice? Io studio all'università, il primo anno di fisioterapia. Però ci stanno molte altre ragazze che vanno al liceo, all'università o altre che lavorano nei supermercati, in varie ditte, perché appunto non siamo professioniste e quindi non possiamo dedicarci esclusivamente allo sport che noi amiamo di più. Come riesci a conciliare, l'ultima domanda, questa personale chiaramente come la precedente, come riesci a conciliare l'attività agonistica, l'attività quotidiana di allenamento con lo studio? Anche una facoltà impegnativa come fisioterapia. Ci stanno molte rinunce da fare, certamente gli amici, le uscite, comunque se no altri hobby sono messi da parte rispetto al calcio e allo studio, però è una passione in quanto tale non riesco a metterla da parte. Sei giovanissima, quindi, quando hai cominciato a giocare a pallone? A 10 anni. 10 anni. Sono 11 anni quasi che gioco a pallone, sì. Prima con i maschi e poi dopo all'età di 16 anni per forza sono dovuta andare in una squadra femminile e ho intrapreso questa... Come te la cavavi con i maschi? Bene, mi dovevo far rispettare perché eravamo due ragazze e altri 20 ragazzi invece, quindi mi dovevo far rispettare e guadagnarmi il posto, però ci sono sempre riuscita e sono stata molto fiera di questo. Quando i tuoi hanno saputo la notizia, faccio la giocatrice di calcio, cosa hanno detto? Veramente sono... come fa danza, palla a volo. Sono loro che mi hanno spinto a giocare a pallone, perché da piccola giocavo sempre, visto che sono cresciuta in una famiglia con tanti cugini maschi. E un giorno mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno portato
alla società di Totti, che era la Totti Social School. Sì, come no? E mi hanno portato all'Axa. All'Axa, sì, alla Longarina. Mi hanno portato lì e hanno detto: vuoi giocare a pallone? Gioca. Però non credevano tanto che... cioè, pensavano che mi sarei stufata di lì a poco. Invece ho continuato questa passione fino adesso. Grazie e in bocca al lupo a Claudia Ciccotti, centrocampista RES Roma.